Ciao a tutti da Miranda, benvenuti sul mio canale. Vado a fare oggi un interattivo che è valido da qui ad un mese dal momento in cui l'ascolterete, appunto, anche se lo ascolterete fra tanti anni, quindi le persone che si connetteranno appunto dopo sul mio canale, appunto dopo tanto tempo, sarà sempre valido. Mi ricontatterà per rivedermi da qui ad un mese. Potete scegliere o il cuore verde, anche più di un cuore se volete, cuore giallo, cuore blu e cuore rosso. Vi aspetto un attimino, fate bene la vostra scelta oppure mettete il video in pausa. Ringrazio tutti i nuovi iscritti al mio canale. Chi non l'avesse ancora fatto può cliccare la campanellina scura sulla destra per ricevere tutte le notifiche. Per i consulti privati, gli indirizzi sono sempre in basso in descrizione sotto i video. Comunque, tutto scritto piccolino. Se non è la pagina di Facebook oppure Telegram, tutto scritto piccolino. La mia mail è mirandatelegrafica@gmail.com. Se avete deciso e scelto, appunto, io comincio dal cuore verde. Allora abbiamo la carta della donna, la carta del verdetto e la carta dell'instabilità. Poi abbiamo l'asso di denari al contrario, la carta delle stelle e il 4 di denari. Quindi già qui io una persona ce la vedo, però potrebbe anche esserci la presenza di un uomo nuovo, di una persona nuova. Trattasi, vale sia per gli uomini che per le donne, quindi ci vedo sia un uomo che una donna. Però questa relazione, diciamo, era iniziata un po' ambigua. Ecco, adesso nel presente c'è ancora tanto amore. Quindi questa persona dovrebbe ricontattarvi, ricontattarvi. E qui ci vedo già la presenza di un uomo, quindi per voi donne o chi preferisce appunto gli uomini, la risposta è sì, vi ricontatterà. Idem vale anche per chi preferisce le donne o per gli uomini, appunto, come si dice sempre, la presenza della donna ce la vedo e potresti avere a che fare con un tribunale, o la persona potrebbe avere a che fare con un tribunale, una separazione, una cosa che a livello appunto giudiziario. Comunque tra voi c'è tanto amore perché c'è la carta delle stelle. Questo purtroppo è ancora forse un periodo di instabilità per tutti e due, oppure potreste essere un po' instabili appunto per questa persona che ancora non vi ha ricontattate. Quindi sì, la risposta è sì perché ha scelto il cuore verde, ma non abbiamo ancora finito perché vediamo gli angeli del cuore che cosa dicono. Dicono nuovo amore. Quindi, come dicevo prima, potrebbe esserci appunto la presenza di una persona se non trattasi appunto della persona che state aspettando. Quindi gli angeli del cuore vi consigliano di accogliere nella vostra vita questo nuovo amore, appunto, che vi dicono una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Probabilmente questa persona c'è già nella vostra vita. E comunque, se trattasi di questa persona nuova, appunto, che c'è già stata, vi ricontatterà. La risposta è sì. E gli angeli poi di Dore in Virtù vi consigliano, vi dicono abbondanza, abbondanza di sentimenti. Potrebbe anche esserci abbondanza per quanto riguarda il lato economico. L'abbiamo visto prima con l'asso di denari, è uscito al contrario perché significa appunto che la relazione non ha avuto, diciamo, grandi progressi e anche ci sono state probabilmente poche entrate di denaro. Però se giriamo appunto la carta al dritto dell'asso di denari, in effetti gli angeli vi dicono che l'abbondanza potrebbe arrivare, sia per quanto riguarda i sentimenti, sia per quanto riguarda appunto il lavoro, lato economico. Comunque fra di voi sì, c'è tanto amore, adesso nel presente, tantissimo, nel senso che
vi pensate qua a vicenda. E questo era il cuore verde. Adesso andiamo a fare il cuore giallo. Abbiamo la carta dell'amicizia, la carta della tranquillità e la carta della legge. Poi abbiamo la carta del 7 di coppe, la carta dell'8 di coppe. E poi abbiamo la morte, che indica appunto una trasformazione della relazione, diciamo con un risultato più che positivo. Quindi questa persona, che fa parte sicuramente della vostra cerchia di amici, diciamo che tuttora io ce la vedo. Quindi questa persona probabilmente vi ha già ricontattate, eh? Vi ha già ricontattate, qui ci vedo la carta della tranquillità perché vi vedo sereni, quindi qua non ci vedo demoralizzazione, non ci vedo tristezza, però potreste avere a che fare uno dei due con la legge, con un tribunale, eh? O in futuro probabilmente, magari dovete ancora sbrigare delle carte, delle cose diciamo ingarbugliate per quanto riguarda la separazione o affidamento figli oppure qualche altro tipo di causa, perché ci vedo proprio la legge, il tribunale. Avete molto fantasticato su questa relazione e tuttora però ci sono state, diciamo, nel presente delle perdite, potrebbero esserci state delle perdite di denaro. Però io la tranquillità ce la vedo che potrebbe arrivare, perché appunto ci sarà, come dicevo prima, una trasformazione della relazione. Quindi questa persona potrebbe ricontattarvi che probabilmente non sarà da qui ad un mese. Comunque io ci vedo, diciamo, la rinascita, ecco, con la carta della morte. E in effetti, diciamo, la risposta è positiva, però non sarà da qui ad un mese. Fatemi sapere. Adesso vediamo gli angeli del cuore che cosa dicono. Dicono: fai attenzione alle bandiere rosse. Eh sì, fai attenzione alle bandiere rosse. Ci sono segnali che ti mettono in guardia. Ci sono segnali che ti mettono in guardia. Quindi attenzione. Attenzione, e gli angeli poi vi dicono: prendi una nuova direzione con la carta, appunto, come dicevo prima, della rinascita, con la morte. Quindi probabilmente questa persona non si farà viva appunto da qui ad un mese, però loro vi consigliano, gli angeli del cuore, di prendere una nuova direzione, appunto, con la carta della rinascita, come dicevo prima, la carta della morte. Questo era il cuore giallo. E adesso andiamo avanti con il cuore azzurro. Guardate, abbiamo la carta dell'uomo, la carta delle colpevolità, poi abbiamo la carta dei sogni, desideri, eh? Poi abbiamo la carta del 6 di bastoni, che però purtroppo è uscita al contrario, il 4 di spade e un bell'imperatore che è uscito al contrario. Quindi qua ci vedo la presenza di due uomini, probabilmente siete in ballo, ecco, con due storie diverse, magari una stabile. O tutti e due instabili, perché sono usciti gli uomini al contrario, però ci vedo anche la presenza di un uomo nella vostra vita che c'è già stato prima, c'è già stata questa presenza, però adesso tuttora state aspettando, ecco, il ritorno da più di un uomo, ecco, avete più di un uomo nella testa. Qui ci vedo, questa lettura mi parla più di uomo per le donne, ecco, per le donne, per quanto riguarda appunto la presenza di due uomini.
Tuttora nel presente ci sono state purtroppo delle colpevolità fra di voi e quindi non vi state più sentendo, avete litigato e ci vedo tanti, ma tanti sogni da parte vostra, state fantasticando che ritorni appunto questa persona e potrebbe ritornare, sì, la risposta è sì, vi potrebbe ricontattare, come dicevo prima, più di un uomo, però non sarà magari tra qui ad un mese. Cioè, oppure se vi ricontatterà, purtroppo non sarà pronto per l'amore, né questo e neanche questo, perché sono usciti al contrario. E nel presente, appunto, con la carta delle colpevolità, in effetti ci vedo tante sofferenze, perché le carte di spade sono sofferenze e oltretutto la carta è uscita anche al dritto. Quindi non vi siete ancora riprese, diciamo, da queste sofferenze in amore. E vi vedo ancora abbastanza abbattute, molto abbattute. Andiamo a vedere adesso gli angeli del cuore che cosa dicono. Gli angeli del cuore vi dicono matrimonio. Questa situazione include il matrimonio. Quindi questa persona che ritornerà appunto nella vostra vita, magari non sarà da qui ad un mese. Però, diciamo, gli angeli del cuore vi dicono matrimonio, eh? Matrimonio, quindi la risposta è positiva. Cosa vi consigliano gli angeli? Dipende da te, dipende da te, appunto, per raccogliere appunto questa persona, se vorrai uno o vorrai l'altro, perché qui ci vedo più di una persona, eh? Ce ne vedo un po' di più e questo era il cuore azzurro. Adesso andiamo a fare il cuore rosso. Scusate per i tempi brevi di questi video, ho avuto appunto dei problemi con il tablet, quindi in questo periodo non sto facendo le live per questo motivo, ma spero di ritornare appunto prossimamente a farle perché devo avere due dispositivi. Per cui, come vi dicevo, sto mettendo a posto il tablet per poi ecco fare diciamo le live. Vi ricordate che non so se alcuni di voi avevano sentito, capito che avevo avuto problemi con la videocamera. Ecco, e non mi si è più acceso perché stavo facendo, appunto, stavo disinstallando tutte le app. Quindi mi dispiace se in questo periodo non sarò molto presente. Io riuscirò a fare questi video, ecco, abbastanza brevi. Scusate, però i consulti privati sì, contattatemi pure perché li sto facendo lo stesso. Quindi, cuore rosso abbiamo la carta, guardate il ritorno, la carta del ritorno. Poi abbiamo la carta dei cambiamenti e poi abbiamo la carta dell'ansia, del panico. Poi abbiamo la carta dell'appeso, la carta del 4 di bastoni e del 3 di bastoni, ma è uscito al contrario, in effetti, per quest'ansia e depressione. Quindi c'è già stato il ritorno di questa persona che adesso non state magari già sentendo, ecco, non lo state più sentendo, però i cambiamenti stanno arrivando, arriveranno e riuscirete a gestire appunto questa relazione, diciamo, ecco, relazione per alcuni, questa, diciamo, preoccuparsi per questa persona che magari appunto non è ritornata, non ritornerà subito, quindi riuscirete a gestire l'ansia, ecco, magari anche per alcuni potrebbe trattarsi l'ansia, preoccupazione per la solitudine, ecco, magari in questo periodo siete soli o sole, insomma, parliamo al plurale. E vi sentivate appesi un po' con questa persona e questa persona non era molto stabile perché è uscita appunto la carta dell'appeso, era un po' indeciso, così magari doveva ancora dimenticare con la sua ex, faceva tutte le sue paranoie, però con la carta appunto dei cambiamenti arriverà per voi stabilità in amore e nella famiglia e io qui ci vedo stabilità, stabilità, però ci dovrebbe già essere, ecco, nel presente, perché poi in futuro io ci vedo un po' di ansie e di preoccupazioni, probabilmente perché questa persona magari sarà un po', ecco, ambigua, altalenante, o sarete voi a preoccuparvi per il futuro, perché vi vedo già preoccupati adesso, adesso nel presente siete tutto andrà bene, però poi per il futuro vi vedo già preoccupati senza che sia già arrivato quel periodo, ecco, non so se mi avete capito.
Capite? Quindi diciamo che la risposta io qui è sì, è positiva da qui ad un mese, potrebbe essere per le vacanze di Natale. E in effetti, vedete, con la carta del ritorno è uscita la carta della riconciliazione. Quindi gli angeli del cuore vi dicono: una persona del passato sta tornando nella tua vita, riconciliazione. E gli angeli vi consigliano, vi dicono miglioramento di salute. Quindi diciamo, vi state dirigendo verso un periodo più tranquillo e più sereno. Me lo auguro per tutti voi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Contattatemi pure, queste sono sempre stese generiche, potrebbero non risultare quasi a nessuno, diciamo. E quindi ciao a tutti da Miranda e buon proseguimento di settimana o buona domenica se riuscirò appunto a caricare oggi questo video. Ciao a tu, o buona serata, buona domenica, appunto serata di domenica. Alla prossima, ciao a tutti.